Radio Amore presenta Carnevale Epomeo 2020. Carnevale Epomeo 2020, siamo alla quarta edizione, siamo in compagnia dell'organizzatore Gianni Adelfi. Gianni, che cosa prevede quest'anno l'edizione numero 4 di questa bellissima iniziativa? Siamo arrivati alla quarta edizione, quasi non ci credo, no? Perché da quando ho avuto l'idea di organizzare questa manifestazione a Soccavo, e quindi su Via dell'Epomeo, di cui sono presidente del centro commerciale Naturale Epomeo, la maggior parte anche dei commercianti, che sono sempre in qualche modo poco fiduciosi, soprattutto in un periodo dell'anno che per il commercio non è assolutamente favorevole, lo hanno sempre preso con molta freddezza, tanto è che in effetti alla fine, come si dice, faccio la fila lunga di chi critica, no? Poi c'è la fila di chi chiaramente, generalmente, vuole dare consigli, e poi quando c'è da fare qualche cosa rimane da solo. Quindi questo non è una, non è una critica, ma comunque io devo ringraziare soprattutto tanti amici e tanti sponsor che comunque in ogni caso hanno favorito questa quarta edizione, e i tantissimi artisti amici, no, che in qualche modo attraverso la loro disponibilità ci danno la possibilità di fare un carnevale che speriamo che il tempo ci aiuti, è più ricco forse anche dell'anno scorso, tanto è che avremo degli ospiti speciali come Monica Sarnelli, a cui sarà consegnato il premio alla carriera. Avremo Mauro Di Domenico, chitarrista classico di grande prestigio, ed è un napoletano come noi, anche se vive a Roma, a cui sarà dato il premio alla musica, per la musica. Ambetato Romani, Alessandro Macario, primi ballerini già del San Carlo, a cui verrà consegnato il premio per la danza. Quindi Carnevale Epomeo si comincia anche a connotare come selezionatore di talenti a cui consegnare il premio del Carnevale Epomeo. Tantissimi artisti che noi abbiamo in cartellone, quindi nominarli tutti sarebbe fare sarebbe troppo lungo, ma soprattutto sarebbe troppo lungo dimenticarsi di qualcuno. Però io ringrazio tutti quanti quelli che in effetti hanno dato la loro disponibilità e il loro impegno anche in maniera graziosa. Va bene, perché molti di questi amici vengono, e vengono in maniera molto graziosa, giusto perché credono in questo evento e credono che possa crescere sulla città di Napoli, per cui noi candidiamo già da oggi il Carnevale Epomeo 2020, ma il Carnevale Epomeo lo candidiamo come il Carnevale della città di Napoli. Quindi portare in una zona tra virgolette periferica, perché non possiamo nemmeno chiamarla periferica, portare una manifestazione della città a Via dell'Epomeo ogni anno significa far crescere anche il valore dell'abitato e il valore del quartiere. Tante le iniziative, ne hai parlato, tanto spettacolo, ci sarà anche gastronomia, ci sarà la presenza di un gazebo anche della nostra radio, che è il vostro media partner, Radio Amore, ma e poi animazione, tanta animazione, e carri allegorici e maschere, quindi c'è un po' per tutto, insomma, è per tutti. Allora, sicuramente sì, c'è soprattutto anche un ospite speciale, non vorrei dimenticarmelo, che è Gigi Finizio, che il giorno 22, che è sabato, verrà come special guest al Carnevale Epomeo. Quindi è un grosso risultato, a cui va il ringraziamento soprattutto ad Antonio Sasso, che sempre ci è vicino e sempre si mette, diciamo, a disposizione per il quartiere per questa manifestazione. Io voglio ancora terminare soprattutto facendo un passaggio per i nostri artisti, i quali sono veramente il meglio che abbiamo sulla città di Napoli, e anche non solo, ma soprattutto voglio ringraziare Corona Paone e Luigi Ferrone, che sono i direttori artistici di questo carnevale, che sono già primi ballerini del San Carlo e soprattutto sono i direttori della Crown Ballet di Napoli, che organizza anche il premio Capre di Danza.
E ricordiamoci il gemellaggio con un importante carnevale, il più importante carnevale della Campania, che è quello di Saviano. Sicuramente, noi avremo oggi anche ospiti, gli amici di Saviano, li reputo amici perché fin dal primo anno, quando è nata questa manifestazione, loro immediatamente hanno aderito al nostro invito a gemellarci. E quindi li ringrazio vivamente, ma soprattutto ringrazio Pasquale Napolitano, è il presidente onorario del Carnevale di Saviano, l'assessore al Carnevale di Saviano. Quest'anno devo dire una cosa: non presenterò io il Carnevale Epomeo, sarò presente, ma avremo il piacere di avere Ciro Bernardo, che sta adesso a fianco a me, che presenterà tutti gli artisti durante le due giornate. Voglio ricordare gli orari, che è importante. Noi sabato iniziamo alle 16 con la prima sfilata del carnevale, che sarà fatta su tutta via dell'Epomeo. Avremo l'occasione di avere, cioè, quindi inizieremo la sfilata con gli archibugieri, sbandieratori e trombolieri della città di Cava, che faranno uno spettacolo itinerante su tutta via dell'Epomeo che durerà circa 3 ore. Quindi ci saranno anche gli archibugieri che faranno poi ancora delle bellissime cose. Poi avremo sempre sabato ci sarà una sfilata a opera di Modella Futura con la stilista Grimaldi di Roma, che farà una rappresentazione con Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi sempre su strada avremo la Zaki Animation, che sarà presente con i suoi personaggi e con la sua collaborazione. Quindi ringrazio sempre Zaki Animation, che ormai è diventato un nostro partner ufficiale in tutti i suoi aspetti. E non dimentico, diciamo, nessuno. Ci sta Lillo Lande, che pure col suo trenino percorrerà via Epomeo per portare i ragazzi intorno lungo il percorso. E Radio Amore, che chiaramente farà la diretta, perché il nostro partner ufficiale farà la diretta per le due giornate. Poi avremo gli altri media partners che comunque sono presenti in Roma, Canale 21 e Soccavo Magazine. E che dire, poi chiaramente lo scopriamo mano a mano e tutto il resto. Tramite anche, come dicevi tu, le nostre dirette, diremo esatto. Poi tutto quello che saranno gli eventi giorno per giorno. Allora, ringrazio Gianni Adelfi, che è l'organizzatore appunto del Carnevale Epomeo, e passiamo ad un'altra intervista. Pasquale Napolitano, presidente del Carnevale di Saviano, che è gemellato da questa edizione con il Carnevale Epomeo. Il Carnevale di Saviano è il carnevale più rappresentativo della nostra regione. Cosa vi ha spinto a legare questo tipo di gemellaggio? Sì, noi abbiamo sposato con tanta passione e tanto amore questo gemellaggio con la città di Napoli, anche perché per noi è una vetrina importante sempre Napoli, perché gran parte della nostra utenza viene proprio dalla città e dalla regione stessa e poi dal sud Italia. E niente, noi siamo alla 43esima edizione del Carnevale. Domenica si parte con la presentazione dei carri allegorici sul Corso Italia, poi c'è il 10° raduno degli artisti di strada, c'è la presentazione delle coreografie di tutti i comitati e poi a seguire alle 21 c'è il Carnevale sotto le stelle, un'esibizione dei DJ e vocalist del territorio campano. E poi a seguire i giorni successivi, venerdì 21 c'è un grande concerto dei rapper famosi della zona, e poi a seguire la grande sfilata della domenica e del martedì. Voi siete alla 43esima edizione, il Carnevale Epomeo alla 4ª edizione, un buon auspicio per questo giovanissimo carnevale che si organizza a Napoli? Sicuramente non devono mai mollare, perché i problemi saranno tanti, molteplici, e ci saranno anche momenti di abbattimento, ma bisogna crederci in quello che si fa, e solo chi ci crede poi può proseguire negli anni. Grazie mille. Prego. Ai nostri microfoni Lorenzo Giannalavigna, presidente della municipalità che vede appunto coinvolto il quartiere Soccavo. Quali sono gli interessi dell'amministrazione locale nel promuovere questa manifestazione carnevalesca? Ma ci sono tanti i motivi, oltre ad offrire a tutta la collettività
una serie di eventi di spettacolo. In questo modo si riesce a raggiungere anche degli effetti ultronei, si rinsalda lo spirito di comunità, il senso di appartenenza, il legame con il territorio, perché il protagonista, o meglio la protagonista di questa kermesse è la Via dell'Epomeo, liberata dal traffico, completamente pedonalizzata. E credo che questo sia il suo destino naturale, offrirla, restituirla al territorio, alla collettività, all'utilizzo diffuso. Ecco, questo è uno degli aspetti che a me piace sottolineare in modo particolare. Quali sono gli eventi in cui lei crede di più rispetto alla municipalità, a prescindere appunto dal carnevale, se ci sono altri eventi in previsione? In occasione di questa festività tradizionale del carnevale ci sono tante manifestazioni organizzate. Per imponenza, per organizzazione, il carnevale Epomeo è quella che risalta di più, ma ci sono tante manifestazioni, scuole, associazioni, laboratori, comitati che si organizzano sul territorio e che favoriscono questa partecipazione. A me quello è quello che piace in modo particolare, e come municipalità cerchiamo di agevolare queste manifestazioni. L'idea di pedonalizzare la zona come viene recepita dagli abitanti e dai commercianti? Perché di solito è quella che particolarmente insomma, lascia perplessi. È un'idea che io sto cercando di portare avanti. Sono convinto che quello sarebbe un volano di sviluppo di tutto il territorio della città di Napoli. Abbiamo la prammatica che ci sostiene, no? Fatte in altre zone della città. Bisogna però ancora vincere un po' di resistenze concettuali più che altro, e poi gli effetti sul lungo periodo si vedranno, nel breve no, ma nel lungo sì. Ed è un segno di civiltà. In tutte le città europee, le capitali europee hanno grosse porzioni di territorio pedonalizzato, e questo è fondamentale. E Via delle Epomeo si presta per dimensioni, per caratteristiche, per le attività commerciali che ci sono. Là c'è un'offerta variegata che non è uguale in altri territori della città. Per me sarebbe un successo. Bisogna lavorare congiuntamente, municipalità, comune, residenti, commercianti. Non è facile, ma ci credo in questo. Ai nostri microfoni Luigi Ferone, direttore artistico del Carnevale Epomeo. Tanti nomi presenti in questo mega cartellone, nomi di giovani e anche di big affermati. Quali sono state le scelte che vi hanno spinto a portare appunto questi nomi in cartellone? Sì, oltre alle scelte delle tante maschere che abbiamo, sono alcuni anni che portiamo un livello artistico-culturale importante, sia di giovani già affermati che di giovani talenti, chiaramente rispettando le nostre tradizioni, la nostra cultura e del nostro territorio. Quest'anno abbiamo una grande, spaziamo dalla musica al canto alla danza. Abbiamo portato nomi importanti come Ambetato Romani per la danza, il cinema teatro Ernesto Lama, poi abbiamo la Sarnelli e tanti altri artisti chiaramente importanti. Gli spettacoli si svolgeranno nell'arco di tutta la durata di questa manifestazione. È stato allestito un palco? Quali sono le location per le rappresentazioni? Sì, la rappresentazione per gli artisti, oltre quelle che viene per la strada, logicamente, abbiamo un palco di 12x10 dove si esibiranno tutti gli artisti. Grazie. Carnevale Epomeo 2020.